Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Si è tolto la vita Alberto Re, imprenditore dell'Agrigentino. Era uno degli organizzatori del Paladino d'Oro Sport Film Festival. Dopo il presunto flop dell'evento con il Teatro Pirandello vuoto in occasione dell'inaugurazione, si è suicidato. È stato travolto dai social, sostiene la famiglia. Violento incidente nel tunnel della circonvallazione di Avola nel Siracusano. A scontrarsi un'auto e un mezzo pesante. Il giovane alla guida dell'auto è stato trasportato negli soccorsi all'ospedale di Catania. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. È giallo sulla scomparsa della ventenne Kimberly Bonvissuto, che si sarebbe allontanata da Busto Arsizio da lunedì 20 novembre. Si presume dovesse incontrare un ragazzo e non la cugina. La madre della ragazza ha lanciato un appello sui social dopo aver presentato denuncia alle forze dell'ordine. Ci spostiamo a Catania, dove sono stati arrestati Massimo Torre e Salvatore Manuel Monaco, entrambi gravemente indiziati di 5 rapine aggravate, di cui una tentata, e dei connessi reati di lesioni e di porto abusivo d'arma. Infine il meteo: domani in Sicilia la Protezione Civile ha diramato lo stato di allerta gialla in 4 province, Catania, Messina, Palermo e Trapani. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci!